Quante sono le sedie a sdraio? 100. E in che modo i cittadini possono prendere questa sedia a sdraio? Allora, vengono, depositano un documento e si prendono le sedie dalle 8 di mattina alle 14 di pomeriggio. E possono utilizzarle dove vogliono, quindi in questa possono... fioriera qua, in questa fioriera. Ah, in questa fioriera. Sì. Quindi questa è un'area dedicata proprio a queste cose. A questo, dove praticamente gli anziani possono, ma questo vale per tutti. Per tutti, ecco. Per tutti. Lasciano un documento, si prendono la sedia e hanno 6 ore a disposizione per pigliasole, fresche e quelle che vogliono. E alla fine voi stesso le ritirate? No, loro mi portano la sedia e io gli do il documento. E dove sta il punto in cui si depositano? Nel bar lì. Quello là di fronte? Sì, sì. Quindi quello è il punto in cui sì, voi avete il deposito delle sedie. Sì. Quindi i cittadini vengono lì, in quel punto. In quel punto. Loro mi danno un documento, io gli do la sedia, loro si mettono in questa fioria dove vogliono. E quindi state tranquilli, esatto. Sia loro che voi. Sì, esatto. Perché se qualcuno avesse l'idea di picchiarsi e portarsi la casa, il documento, c'è il documento e quindi io c'è... il documento li do ai comando vigile, dei carabinieri e poi ci pensiamo. Questo servizio per quanto tempo dura? Per 6 mesi. Dopodiché? Arriva l'inverno. Ci pensa il comune. E poi dopo ci pensa il comune. Perché attualmente chi ci pensa? L'impresa. Quindi voi siete dell'impresa? Io sono dell'impresa. Quindi è l'impresa che ha avuto un servizio, fa un servizio al comune di questo. Quindi un servizio a costo zero. A costo zero. E questo è il posto in cui devono venire i cittadini per chiedere una serie a sdraio, che sono tutte depositate in questa struttura che momentaneamente è occupata alle sedie, ma poi successivamente avrà un'altra funzione. Ed è una cosa comodissima. Quindi dopo che sono venute da voi, vi hanno dato la loro tessera, si risolve il problema. Ma riguardo la vigilanza come funziona? Esatto. Il momento è una cosa provvisoria. La mattina vengono a fare 2 giri la mattina i vigili e poi vengono anche il pomeriggio, dopo pranzo. Poi a volte vengono 2 motociclette dei carabinieri, vengono a fare il giro totale, e qualche volta viene anche venuta anche la macchina della polizia, cioè la sorveglianza provvisoria ci sta. In più ci stanno i due LSU fissi, mattina e pomeriggio. E poi la sera protezione civile. Io sono un volontario che mi sto occupando un pochettino dei problemini che poi... c'è un problema, una luce fulminata o qualcosa da poter fare, mi rivolgo a Michele, al signor Michele, e lui provvede poi. È un volontariato, siamo 6-7 di noi che facciamo questo volontariato. La signora che non c'ha il cane al guinzaglio, uno fa il richiamo, signora vi raccomando, la bustina con la... e tutte queste cosette qua. Quindi ci sono un po' di pratica in questo modo si cerca di abituare la gente a usare il parco per bene. E la gente risponde bene. La gente risponde. In linea di massima. In linea di massima la gente è corretta e sta anche attenta. Se uno glielo dice, si scusano, però devo dire la verità. Rispondono. Non c'è tanto da poter criticare. Quindi chi vuole criticare lo fa proprio perché... Lo fa proprio perché di spirito, insomma, di persona. E lui è un criticatore di spirito. È un criticatore d'abitudine. Che poi vorrei dire a questi criticatori, mettetevi anche voi a fare un po' di volontariato. Girate anche voi invece di reclamare alle persone che lavorano e hanno i problemi da ridare. Fatele anche voi un po' di volontariato. Io quando entro vedo una bottiglia di plastica, sono il primo ad alzarla e metterla nel cestino. Domenica, sabato c'era un po' di confusione per i cestini pieni, ho detto alle persone, vi raccomando, le cartacce, dopo ho mangiato un panino, un gelato, mettetele nei raccoglitori. E insomma la gente risponde, vi dico la verità, è un mese che non c'è... C'è poco da dire, diciamo poco così. Da dire. Poco da Io poter, penso che c'è da solo da migliorare. Criticare, la gente risponde, vedete, c'è gente che... la popolazione stessa si rivolge anche a qualcuno che sta facendo una cosa non fatta bene e mette a posto. Quindi stanno prendendo l'iniziativa di regolarsi da soli fare anche opera di persuasione per gli altri. Il parco che ha cambiato, cerchiamo di tenerlo come sta, di non far fare la fine dell'altro come stava prima. Cioè, la gente ci tiene pure certe cose, non è che cioè, il criticatore di mattina che quello là lo trovi un giorno sì, un giorno pure trovi qualcuno che dice ma no, se mettevate la strada di 4P qua non qua sta, c'è sempre qualcuno che deve dire.